incarnare la propria fede in quel contesto culturale, sociale, amministrativo, politico, religioso, da cui prendiamo le radici e dalla quale radice noi dobbiamo portare i frutti che la provvidenza ci assegna di dare. In questa circostanza così particolare, anniversario della canonizzazione del nostro Santo Vincenzo, chiediamo anche la benedizione della nostra Madre Maria. Amaron, guardate, iso sul, non c'è capito, Amaron, Amen. Sì, adesso lo possiamo dire, abbiamo fatto istanza al Papa, io, poi ovviamente Don Giosuè come referente qui della nostra basilica, ed è emozionante per chi fa il sindaco trovarsi a firmare una lettera del genere, vivere da quando si è ragazzi con prima il Beato Vincenzo nelle vene, poi santo, e immaginarsi di chiedere di farlo diventare copatrono della città di Torre del Greco, vi posso garantire che è un'emozione unica che ti attraversa interamente come uomo, innanzitutto come padre, ma soprattutto come sindaco. Perché il patrono è sempre quello più antico, San Gennaro, che viene dal 1500. Io penso, ho fatto l'auspicio, ma penso che si realizzi questo auspicio nella notte sacra del 2025, dell'anno del Giubileo. Ecco perché siamo partiti per tempo. Io penso che ce la faremo, l'auspico, e sono certo che San Vincenzo ci guiderà in questo senso qui. Ma sarebbe una cosa bella che uno che ha caratterizzato con la sua personalità così tanto il nostro territorio potesse esprimere anche in questo titolo, ecco, quella che è la radice della propria vita e che è la radice anche della sua santità.